Ciao a tutti, è un po' che non faccio video e sono stata un po' assente, non avevo più tanta voglia, diciamo, di fare video, che il tempo scarseggiava e quindi ho lasciato un po' correre. Comunque, buon anno a tutti, anche se il mio anno non è iniziato molto bene perché ieri tornavo da Bologna, siamo stati io e il mio ragazzo e altri due amici a Bologna a passare il Capodanno e gentilmente ieri pomeriggio, mentre tornavamo a casa, quasi, diciamo, eravamo quasi arrivati a casa, ci hanno tamponato in autostrada. Fortunatamente stiamo bene, tutto a posto, non ci è successo niente a noi personalmente, vabbè, la macchina lasciamo stare. Non è distrutta completamente perché andavamo piano. Ci siamo fermati in tempo con la macchina davanti, però la macchina dietro non ce l'ha fatta. Comunque è la botta dietro è grave, ma non è la macchina da buttare via. Noi stiamo bene, tutto a posto. Chiusa parentesi, anno 2011 iniziato malissimo. Ho tagliato i capelli, ora sono anche un po' sporchi, saranno un po' da lavare perché mi erano già venuta noia. E niente, quindi vi volevo far vedere un po' cosa ho comprato a Bologna. Subito vi dico, questo qua me l'hanno regalato per Natale, è numero 001 ed è questo che ho su ora, me l'ha regalato la mia collega e è molto bello. È molto bello e dura, anche se è un lucidalabbra, è duraturo. Allora, iniziamo subito. Sono andata da Footlooker e ho comprato per 2,99 questi, cioè 2,99 questi tre lacci per mettere, vediamo se riesco a tirarlo fuori, con le scarpe che mi ha regalato per Natale il mio fidanzato. Quindi ci stavano un po' bene tutti, anche il celeste mi piaceva. Quindi, questi qua, da Footlooker. Poi sono andata da Jennifer e ho preso questa collana qua. Oh, è di quelle lunghe lunghe per 6,99 euro. Poi, scusate. Sono andata da Stella Zeta ed ho preso una collana di queste qua, è grigia e l'ho pagata 14,95 e questa l'ho presa alla mia mamma. Le lunghe perché ora gli piacciono anche a lei le collane lunghe lunghe. E poi ho preso il braccialetto tutto con gli sbrilluccichini e gli orecchini abbinati. Poi sono andata da Kiko ed ho preso un po' di cose. Allora, ho preso il top coat, l'asciugasmalto, perché quello mio della Rimmel, che è fantastico, l'ho finito e non lo vendono separato, c'è cioè sempre la promozione insieme allo smalto, ma io lo smalto li ho già comprati tutti i colori. Quindi, poi queste due matite per le labbra. La 206 e la 200. Poi ho preso questo rossetto. Le matite, vediamo un po'. C'è tutti i prezzi. Allora, lo smalto. Ecco, lo smalto 4,50 top coat
matite 1,90 euro l'una, il rossetto 3 euro ed è il 192. Così. Metto questo colore qua che ci sta benissimo con tutti e due. Poi ho preso a 3 euro. Poi ho preso questo ombretto ed è il numero 112 perché era bellissimo ed è un colore che non ho, e questo l'ho pagato sempre 3 euro. Ed è un, ora nella camera sembra colore acquamarina, vediamo se sembra celeste puffo, mentre è colore acquamarina. Bellino. Poi ho preso l'ombretto cotto della collezione, è un trio della collezione di Natale, a 8,90 euro ed è lo 03 Violet. Appena riesco ad aprirlo. Questo, oh, non si vede, comunque c'è scritto Cosmic Sphere Trio ed è questo qua, effetto speciale, c'è il rosa, il beige e il viola e sono molto pigmentati, c'hanno un monte di brillantini. Poi, ecco, a 9,90 siamo arrivati alla cassa, giustamente le commesse, dato che ci sono state attaccate al sedere a me e alla mia amica tutto il tempo. Se lo vuoi provare bagnato, se lo vuoi provare, te lo faccio vedere, giustamente fanno il loro lavoro, poverine. Però sembrava che c'eravamo solo noi nel negozio, invece era pieno, vediamo se mi rompo le unghie. Abbiamo preso questo puff, no, io ho preso il bianco, lei ha preso il nero. Piumino con polvere profumata, effetto diamante. Applicare sul corpo con picchiettamenti delicati, può allergenere, formare il prodotto di minimo rischio di allergie. Va bene anche sui capelli, sul corpo, sul viso. Ecco, ce la faccio. È profumo davvero. È questo qua. Sinceramente io pensavo che dessero anche un po' di prodotto, ci sono un po' rimasta male. Perché a quanto pare la polvere scintillante, sono un po' dislessica oggi, la polvere scintillante è qua dentro il piumino, io penso una volta finito, comunque la polvere scintillante tanto ce l'ho, mi ha dato, che mi ha regalato mia sorella, quindi... Questo a 9,90 per una spesa complessiva di 33 euro. Poi sono andata in un negozio di calzature e non ho preso scarpe, ma ho preso, a parte che ho comprato questo, le cuffiette pelose in un mercatino di Natale, e poi ho preso questa borsa da chi forse di Bologna la conosce, Cinti, era scontata del 30%. 40% l'ho pagata 48 euro. Così è grandissima e tutta pelosa perché c'ho anche il veniva 69 euro, ho pagato 48 perché c'ho gli stivali praticamente identici beige con il pelino. Quindi questi sono i miei acquisti di Bologna. E spero che avete iniziato l'anno in una maniera migliore della mia. E niente, spero questo sia il primo, questo è il primo video del 2010 e sicuramente ce ne saranno altri. Un bacione, ciao!